Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Belen Rodriguez ha rotto il muro di silenzio e ha raccontato quello che è accaduto a lei e alla sua famiglia. Le sue parole hanno smosso il pubblico. Scopriamo cosa ha confessato la showgirl argentina. La modella e conduttrice di Mediaset ha rilasciato una confessione davvero molto toccante. Belen Rodriguez ha raccontato quello che è successo in Argentina un po' di tempo fa e le sue dichiarazioni stanno lasciando a bocca aperta le migliaia di fan che da sempre la amano e la seguono. Belen Rodriguez, il vero motivo per cui si è trasferita in Italia. Da quest'anno la bellissima Belen Rodriguez, oltre a essere riconfermata a Tusi che Vales, si è anche messa in gioco per la prima volta con il programma satirico Le Iene, un impegno che sta portando avanti con enorme successo. Da quando è arrivata qui in Italia senza dubbio il suo è diventato un personaggio sempre più amato da pubblico sia femminile che maschile, per la sua indiscutibile bellezza, per il carisma, il fascino e l'innegabile talento televisivo. Ha partecipato ad Amici, è stato ospite di Sanremo, ha posato per le copertine dei brand di moda beachwear lingerie più famosi d'Italia e non solo. Ha fondato diversi marchi dedicati al fashion, insomma, è una vera e propria star a 360 gradi del piccolo schermo oltre che un'imprenditrice. Quando ha deciso per la prima volta di trasferirsi a vivere nel nostro paese volando dall'Argentina verso lo Stivale lo ha fatto per intraprendere la carriera di modella italiana. Ma prima di allora la situazione che viveva nel suo paese non era delle più rosee. A quanto pare a quel periodo è legato anche un ricordo molto amaro, che adesso ha trovato il coraggio di portare alla luce. Scopriamo il retroscena inaspettato e drammatico di Belen Rodriguez. Il racconto toccante della conduttrice. Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista al magazine 7 del Corriere della Sera nel corso della quale ha spiegato che quando viveva ancora in Argentina lei e la sua famiglia hanno vissuto un evento drammatico, di violenza e di terrore. Non erano facili all'epoca le condizioni in cui versava il suo paese. Per questo motivo la delinquenza stava prendendo sempre più piede, e così una volta dei malviventi hanno preso di mira lei e i suoi familiari. Li hanno tenuti tante ore sotto sequestro e alla fine, nonostante gli abbiano rubato tutto, per fortuna sono andati via lasciandolo tutti vivi. Come riportato al sito Superguida TV, Belen ha raccontato di quell'episodio con queste parole: "Io ero in giardino. Mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa. Rubano dalle tazzine di caffè alle forchette. Dalla televisione alle lenzuola. Vestiti, scarpe, mutande, il mio book fotografico da modella. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.